Sportivi, buonasera e bentrovati. Sono le 20 e 10 minuti, quindi cominciamo il nostro riepilogo delle notizie di Casa Napoli. Siamo alla vigilia di questa sfida epocale. Oggi ci sono stati messaggi bellissimi su tutti, quello del capitano Giovanni Di Lorenzo alla tifoseria del Napoli, perché un invito, ecco, a quelli che saranno presenti allo stadio a sostenere la squadra, a farlo nella maniera più giusta, perché il Napoli può aggiornare la sua storia e raggiungere per la prima volta, appunto nella storia del club, i quarti di finale di Champions League. Questa sera intanto toccherà all'Inter esprimersi al Dodragao contro il Porto per difendere l'1-0 dell'andata e cercare di ottenere il passaggio del turno. Però insomma, a noi interessa il Napoli. Giornata di conferenze con Spalletti e Rachmani, che hanno parlato per il Napoli, Glasner e Rode, che intanto aveva segnato anche nell'ultimo turno di Bundesliga nell'1-1 contro lo Stoccarda per l'Eintracht di Francoforte. Qualche anticipazione dei temi del dibattito, poi voleremo al Maradona, dove ad attenderci c'è Italia Mele. Lucio, pass blindato Kim verso il recupero, e chiederemo proprio all'Italia se ci sono buone notizie per il difensore centrale della Corea del Sud, che aveva accusato un problema nella sfida vittoriosa di campionato con l'Atalanta. Poi questa bella intervista esclusiva rilasciata da Stanislav Lobotka ai colleghi del Corriere dello Sport: scudetto Napoli da sogno, io resto, con grande umiltà riavvolge il nastro della sua avventura pallonara Lobotka, raccontando di come, insomma, da ragazzino tutto ruotasse per lui attorno a pochi calci al pallone, in grande libertà. Quindi Napoli per lui rappresenta il sogno da coronare nell'eventualità della conquista dello scudetto, a distanza di 33 anni dall'ultima volta per il Napoli. Valanga, Europa, con così il mattino, con Kvaratskhelia e Victor Osimhen a braccetto nel tentativo di scardinare la muraglia dell'Eintracht Francoforte. E allora il numero di telefono lo vedete a vostra disposizione per interagire in diretta con noi. C'è già un amico in linea, lo prego di rimanere in attesa, leggerò anche i messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Canale 8. Ci sono aggiornamenti anche relativi al mondo Juventus e all'inchiesta che riguarda l'inchiesta Prisma, quella in ambito penale con riflessi in ambito sportivo. Novità importanti che riguardano la seconda carta, Kovisok, richiesta dal club della Juventus, con pochi sviluppi favorevoli per la difesa juventina. Andiamo a salutare Italia allo stadio Maradona. Ciao Ita, ben trovata, buonasera. Ciao Silver, buonasera, siamo ancora qui all'interno della sala stampa dello stadio Maradona. Si sono da poco, insomma, come tu hai anticipato, concluse le conferenze stampa degli allenatori. Prima però di parlare di notizie, appunto, di campo, vorrei fare un aggiornamento su quello che riguarda invece la situazione dell'ordine pubblico. Circa 400 tedeschi, insomma, quelli che sono stati identificati sono 400 più o meno, però potrebbero essercene anche altri che sono arrivati precedentemente, sono stati identificati e raccolti, poi portati presso l'Hotel Royal Continental, dove saranno sicuramente monitorati dalle forze dell'ordine. Quindi da questo punto di vista diciamo che c'è una certa tranquillità, perché la situazione è sotto controllo. Quindi, ricapitolando, 400 tedeschi all'incirca sono stati individuati e sono stati identificati e portati al Royal Continental. Poi, per quello che riguarda invece la situazione dei calciatori disponibili, è stato molto chiaro mister Spalletti: sono venute meno le possibilità di convocazione per Giacomo Raspadori, perché oggi ha fatto altri accertamenti, si è visto che poteva essere pericoloso convocarlo o accelerarne i tempi di recupero, per cui, approfittando del fatto che ormai mancano pochissimi giorni alla sosta del campionato, si aspetterà la ripresa dopo la pausa per la nazionale per rivederlo completamente a disposizione. Tu mi chiedevi di Kim, devo dire che Kim, così come Meret e così come Lozano, sono assolutamente a disposizione. Le scelte verranno fatte da un punto di vista tecnico dall'allenatore, ma sono totalmente a disposizione del tecnico. E però c'è una maglia che è sicuramente stata già assegnata. L'unica veramente certa è quella che Spalletti ha assegnato
al pubblico del Maradona, grandi parole di apprezzamento e di orgoglio, senso di appartenenza pronunciate questa sera da Spalletti nel corso della conferenza stampa e poi una battuta, insomma, simpatica, relativa alle tre cose necessarie per riuscire a passare il turno, per il quale Spalletti ha dato al Napoli 50 probabilità su 100 di qualificarsi, perché ha detto non dobbiamo farci condizionare dal risultato dell'andata, è una partita da giocare da capo. Peraltro abbiamo registrato anche un certo ottimismo da parte dell'allenatore tedesco e di Rode. Non bisogna farsi condizionare dal risultato dell'andata, è una partita da giocare ex novo, ne abbiamo fatta una magnifica a Francoforte e ci aspettiamo di ripeterla domani sera davanti al nostro pubblico. Quindi, insomma, le tre parole scritte da Spalletti sono cuore, cervello e fortuna, diciamo così. Cuore, cervello, fortuna, la fortuna poi va sempre ricercata, quindi c'è tutto nei tre concetti che sono stati espressi da Luciano Spalletti. Dicevi bene a proposito di Glasner, il tecnico dell'Eintracht Francoforte, dice: due gol non sono tanti, cioè è possibile recuperarli, ne vogliamo fare tre, ma va bene pure passare ai calci di rigore. E Rode gli ha fatto eco, dice: ho fiducia. Dall'altra parte, nel gioco, diciamolo, nel gioco naturale delle parti, Rachmani tiene alta la guardia e dice: occhio perché non è finita. Quindi, diciamo, tutto regolare, anche nella pretattica alla vigilia di questa sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte. Tra pochissimo andremo ad ipotizzare anche le due formazioni, leggeremo anche i dati statistici, però andiamo al telefono, vediamo chi c'è, pronto. Cesar, Buonasera. Vittorio, sì, Ciao beh, Vittorio, ben trovato. niente da dire, soltanto per farti gli auguri per ieri Grazie. di una lunga vita, perché lo meriti, sei una persona squisita, Grazie. sa come si dice a Napoli, te lo dico in napoletano, siamo a patria e gentilezza. Siete, Silvestre, Dimmi. io voglio una spiegazione a te, tu che sia così, ma se uno è Mariuola, no? Sì. E, diciamo ha fatto un carcere oppure è stato e mette esposto fuori la porta gli atti penali nulla, i carichi pendenti nulla, ma o può fare chi sta? No. E perché chi ti mette 38 che non sono 38? Ma Sai che ora non metti 5, 6, 8, 15, 40? perché loro ti dicono: noi a casa nostra possiamo mettere quello che vogliamo. È una grande falsità, perché comunque sì, lo Ma stadio ricorda chi di voi disse, tu mio padre, una roba e mettere le fortine esposte. Esatto, no, ma è lo stadio di proprietà, d'accordo, però si fa parte di un sistema, si partecipa a delle competizioni, si fa parte di una federazione. Tutto questo vuol dire disconoscere regole, leggi e sentenze. Quindi, assolutamente, la risposta è no. Vabbè, vi faccio di nuovo tanti auguri. Alla signora Mele complimenti per i cappelli che usa quando fa le trasmissioni pure nello stadio. Però Ma stasera è senza cappello, non notera, guarda ma com'è bella. l'altra volta che ho intervistato quel professore del Policlinico, là, come si chiama? Com'era? Grigio? Non mi ricordo. Chi era? Siciliano? Siciliano, Sì, immagino di sì. Era un Ma bello cioè... cappello. L'ho ammirato moltissimo, signora Mela, tanti auguri per la sua vita. Ciao Vittorio, Grazie. grazie per aver Buon chiamato. lavoro e forza Napoli. Grazie per aver chiamato. La fortuna di avere un'amica sorella come Italia. È una fortuna straordinaria. Grande, grande, grande. Ciò detto, ti voglio aggiornare ti voglio stupire. Perché non so Dimmi, se hai letto scrivi. le parole di Gravina. Guarda che Gravina è andato giù pesante, No, allora le parole di Gravina non le ho lette perché ero qui, quindi me le dici tu, le raccontiamo a tutti. Ha detto il presidente della FIGC a proposito della seconda carta Covisoc pretesa dalla Juventus, se anche dalla seconda carta Covisoc, cara Italia, non è venuto fuori nessun riferimento alla Juventus. Ecco, questo lo Ecco, sapevo. quindi è stato un altro buco nell'acqua. E dice il presidente della FIGC: nel nostro paese c'è una cultura del sospetto diffusa. È una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese. Mi stupisce che si segua questa cultura. Capisco le diverse strategie, ma è evidente il modo di lavorare all'interno della FIGC che io ho dichiarato dal primo istante.
tracciando perfettamente i contenuti di queste due mail. Non c'è niente di strano, ho chiesto alla Covisoc di fare accertamenti per forme di studio e la Covisoc rileva tutto qui, è una modalità operativa. La giustizia è la giustizia, noi abbiamo fatto studi e messo a disposizione materiali e ci siamo fermati, tutto il resto non rientra nel giudizio della federazione. Capisco le strategie che si stanno portando avanti, ma serve senso di responsabilità da parte di tutti per atterrare in un periodo che consenta al campionato di vivere il suo naturale percorso e alle parti di accettare i verdetti degli organi di giustizia. Poi sicuramente arriverà un momento in cui bisognerà porre un punto fermo. Il campionato emetterà un suo verdetto che mi pare che il campo stia delineando in maniera molto chiara. Rimaniamo in attesa del giudizio del Collegio di Garanzia per una sola società. Per una sola società. Ci sono altre verifiche da parte della Procura, non so se saranno definite in questo campionato o in momenti successivi, ma la giustizia deve seguire il suo corso. Concludo io, finalmente. Ecco, bravo. Sì. Erano le parole che aspettavamo. Da tanto tempo. Devo dire che il primo passo avanti è il fatto che non abbia anticipato sentenza, no? Perché lo ricordiamo tutti che quando ci fu in ballo la questione Suarez, in realtà il presidente Gravina fu lui a raccontare prima dei giudici quello che sarebbe accaduto. Poi, per quello che riguarda i contenuti, è chiaro che insomma gli avvocati seguono delle strategie. Gli avvocati si appigliano a qualsiasi cosa, sapendo che l'ultimo grado di giudizio si esprime soltanto sul fatto che insomma il processo sia stato istruito in maniera regolare, senza entrare nel merito delle valutazioni. È chiaro che poi gli avvocati abbiano provato a cercare un cavillo che invalidasse quello che era stato tutta l'istruttoria e poi quindi anche la sentenza. Perché, scusami se ti interrompo, cosa chiedeva sostanzialmente Chinè? L'opportunità, e poi quello che abbiamo raccontato sempre, della riapertura di un fascicolo inizialmente archiviato qualora ci fossero state delle novità clamorose. E le novità clamorose sono arrivate dalla Procura della Repubblica di Torino, perché per quelli che sono poco pratici di vicende legate al mondo della giustizia, quella ordinaria e quella sportiva, anche io ho dovuto studiare per capirne, la giustizia ordinaria chiaramente ha più strumenti a disposizione rispetto alla giustizia sportiva, che non a caso è detta domestica, cioè per intenderci, le cimici per le intercettazioni, tutto il materiale utilizzato dalla Procura della Repubblica di Torino non è nella disponibilità della giustizia sportiva, che assume, fa proprio, il materiale probatorio che è presente in quelle 14.000 pagine più 1.000 di integrazione, quindi sono 15.000 pagine del fascicolo della Procura della Repubblica di Torino. Poi, concludo, cara Italia, un magistrato, tu hai amici magistrati, io ho amici magistrati, i magistrati sono esseri umani, i magistrati possono nutrire delle simpatie sportive, delle passioni sportive, ma vi assicuro che la passione sportiva viene presa e messa da parte da gente che lavora per lo Stato, perché la priorità è un'altra. Poi la simpatia rimane per la maglia, ma la priorità è un'altra. Assolutamente sì, Silver, però poi dobbiamo dirla una cosa finale. Dal punto di vista del tecnicismo giuridico e quindi dell'appiglio che cercavano gli avvocati della Juventus, è andata male, insomma, perché la Juventus non era menzionata in maniera esplicita nelle segnalazioni della Covisoc e della Consob, però va detto che non è neanche normale che questo non sia accaduto. È un po' una ammissione di colpa quella che poi hanno fatto per certi versi gli avvocati, hanno detto proviamo insomma ad ammettere comunque il fatto che noi immaginavamo ci fosse la Juventus individuata in questo contesto, comunque alla fine lo utilizzeremo per invalidare questa prima sentenza, ma in realtà non gli è andata bene da questo punto di vista. Al tempo stesso risulta molto strano, caro Silvio, che non ci fossero rilievi sulla Juventus in queste mail, e quindi qualcosa non è andato proprio per il verso giusto, e secondo me, almeno io resto sempre dell'idea che non ci sia stata proprio la capacità di arrivare fino in fondo al problema, ma ormai andiamo avanti perché sta per aprirsi un altro filone di indagini molto molto serio, forse ancora più imponente di quello riguardante appunto le plusvalenze, per cui immagino ci sarà ancora tanto da raccontare.
Andiamo al telefono, pronto? Buonasera, sono Francesco da Salerno. Ciao Francesco, ben trovato. Buonasera Italia. Buonasera Francesco. Ma puoi trovare un gruppo di avvocati decente per difenderli? Cioè, ma poverini, cioè, non sanno più dove andare. Ma a Napoli non c'è un avvocato decente. E i migliori stanno qui. Sì, non lo so, guarda, questi poverini non sanno più dove andare ad appendersi per salvarsi. Devono andare in Serie B e gli va anche bene, di lusso. Di lusso gli va. Devono ringraziare il cielo che stanno in Italia, perché in un altro paese li cancellavano. Comunque, sto aspettando il Napoli. Sfogliamo un po' le partite di stasera, ragazzi, facciamolo insieme. Do la mia sensazione, non so se l'Inter ha la forza di vincere al Dodragao con il Porto, prevedo un under 3,5 anche per gli appassionati del betting, e il City dovrebbe far sua la partita con il Lipsia, per quanto nel match d'andata insomma ha faticato molto, perché il Lipsia ha fatto una gran partita. Voi che cosa ne pensate? Allora, io ci sono stata allo stadio Dodragao e devo dire che oltre ad essere uno stadio bellissimo, come quasi tutti gli stadi portoghesi dopo gli europei, hanno veramente un tifo straordinario ed è uno di quegli stadi che condiziona anche l'esito delle partite. Non è facile giocare lì, io credo che l'Inter potrebbe incontrare delle difficoltà come proponi tu. Per quanto riguarda il City, forse è una delle squadre, insomma, che potrebbe avere la possibilità più immediata nel corso della partita di volgere a proprio favore. E poi c'è il miracolo, insomma, che dovrebbero fare quelli del Liverpool contro il Real Madrid. Quella sembra una partita decisamente stretta, però, come dire, in Champions risultati stabiliti non ce ne sono mai, bisogna sempre giocartela, perché la Champions è la Champions. Sentiamo Francesco. Io penso che l'Inter è già fuori. Dici? Sì, no, troppe variazioni, l'Inter fa delle partite assurde. E poi non mi convince, purtroppo non mi convince. Il City comunque passa, cioè, ci sono problemi. City e Napoli sono già ai dentro, quarti, dici? Sì, ma anche il Real, cioè, anche il Real, sì. Il Real non può mai perdere quella partita. Anche se in Champions può succedere di tutto, ma però la vedo ti dico, il Real non mi pare il Paris Saint-Germain di qualche stagione fa, no? Capace, sì, di perdere in maniera incredibile un passaggio. Che Benzema. No, vabbè. Ma l'Inter mi fa paura. Chissà, tutto è possibile, bisogna vedere. Però può vincere e può perdere. Può vincere e può perdere, può anche pareggiare, che basterebbe. Sì, però Inzaghi ne fa tante, comunque ne fa tante. Un allenatore fa la differenza, sì. Stiamo vedendo anche a Salerno, cioè un allenatore che fa calcio si vede, Inzaghi non lo so, sembra che a Milano abbia perso il senno, cioè fa cose fuori dall'ordinario comunque, cioè le sostituzioni non sono mai giuste, cioè togliere ammonito per ammonito, ruolo per ruolo, non inventa mai niente, un cambio modulo, è sempre schematico, è sempre in una sola direzione. Ieri a Milano Sousa a un certo punto si è trovato con quattro attaccanti, sembrava il Real Madrid a Salernitana, cioè a Milano contro il Milan, cioè, però anche queste le cose. Vabbè. Ieri a un certo punto si giocava con Bonazzoli, Piontek e Dia in attacco con, sì. ho visto il gol che ha preso il Milan, mamma mia, cioè veramente sono in vacanza, dice bene, leggevo di Fabio Cannavaro a proposito del distacco che il Napoli nutre e che ha costruito per meriti rispetto agli inseguitori, ma gli inseguitori veramente hanno combinato un disastro. Francesco, la pubblicità, devo salutarti. Ciao ragazzi, buonasera. Grazie, buongiorno. Grazie come sempre per l'attenzione. Ita, rimani lì, vedo che dai un occhio ogni tanto, ci saranno i custodi che magari ti metteranno...
Sì, insomma, approfittiamo ancora un po' della pazienza, magari per il prossimo dobbiamo andare via, quindi quanto dura questa pubblicità? Così ti dico Ti se... dico subito 3 minuti. Ok, 3 minuti e poi rientriamo e ci salutiamo. 3 minuti ce la facciamo. va bene, sì, facciamo anche un'ipotesi di formazione. Cerca di accattivarti i custodi. Ok. Vabbè, i custodi del Maradona. Ci fermiamo, break pubblicitario e poi ripartiamo. Eccoci, eccoci, rientriamo in diretta e torniamo allo stadio Maradona dalla nostra Italia. Prima di lasciare spazio ai telespettatori che sono in attesa al telefono, probabile formazione Meretti in porta di Lorenzo Juan Jesus. Sì, no, perché? Kim. Kim. Sì, no, Kim. Kim. Io direi che ci possiamo mettere sulla tradizionale, Silver, quindi Con Mario io Rui. forse è l'unico dubbio vero che ha il mister, io non sono così sicura che giochi Mario Rui, potrebbe ancora giocare Olivera, questo me lo tengo un po' come opportunità, opzione, poi immagino che il resto insomma, sia la squadra, quella che abbiamo visto più spesso recentemente con un rientrante Lozano sulla fascia destra. Probabilmente potrebbe essere questa. Invece, rapidamente ti do anche un'ipotesi di formazione tedesca con Trapp, Tuta, Jakic, Dika, Tuta, Shaw, Rode, che ha parlato oggi in conferenza stampa, Max, Goze, Kamada e Boré. Insomma, l'allenatore dell'Eintracht Glasner ha detto che gli è capitato già di fare risultati importanti senza Kolo Muani. E che l'assenza di un calciatore è sicuramente pesante, soprattutto quando si tratta di un top player come Kolo Muani, ma il calcio è un gioco di squadra, si vince e si perde tutti insieme. Quindi loro sono convinti di potersela giocare domani sera al Maradona. Spalletti risponde: anche noi vogliamo vincerla questa partita davanti al nostro pubblico, non ci accontentiamo di gestirla. Quindi Silvere sarà uno spettacolo bellissimo che noi racconteremo domani sera dalle 20, giusto? Sì, dalle 20 con subito dopo le notizie del nostro TG, il prepartita, ampio prepartita e poi il post gara. Vediamola questa probabile formazione dell'Eintracht di Francoforte che è reduce, do uno sguardo al percorso, è reduce da due pareggi perché ha pareggiato anche l'ultima, ve lo abbiamo detto, per 1-1 contro lo Stoccarda, è andato a segno proprio Rode, sai? Quindi il momento è un po' quello, però è una squadra ostica, lo ha dimostrato anche all'andata. Mettiamo in onda, facciamola vedere, questa probabile formazione dell'Eintracht Francoforte, la stessa che ha letto la nostra Italia. 3-4-1-2, giocatore di grande esperienza come Götze, alle spalle di Borré. Vedremo un attimino. Cosa accadrà domani? Intanto, se non hai altre notizie e se proprio devi andare, io ti lascio andare, altrimenti ascoltiamo ancora qualche amico al telefono. Allora sì, veramente insomma sono rimasta da sola e le signore stanno facendo i salti mortali per ripulire la sala con la mia presenza, quindi mi sento di ringraziare, scusarci per il disagio che gli abbiamo portato e salutarci qui, perché insomma altrimenti torneranno tardissimo a casa stasera. A domani, Hai ragione, hai ragione. Grazie, Ida, un abbraccio forte. buon proseguimento. A Ciao. domani e salutiamo la nostra inviata allo stadio Maradona, Italia Mele, e torniamo al telefono. Pronto? Italia, ciao! È andata. Ciao, felice. Ciao, Silver, solo per farti gli auguri. Ti ringrazio. In salute, soprattutto in salute. Poi due cose veloci. Sì. Si qualifica Manchester, Real Madrid, Inter, Napoli. Ah, quindi vedi l'Inter. Sì, andiamo in tre. E poi c'è il derby Italia, capisci a me? Napoli-Milan, e facciamo Napoli-Milan, fuori. ai quarti di finale. Poi l'ultima cosa, veloce, al gol di Cava, Marodaro Carmine, ho detto. Ma sto sognando, sto vedendo una cosa meravigliosa. Cosa ha fatto, Mamma, Ro Carmine, ho detto. Ma chisto, ha dato pescato. E ho visto l'intervista che ha fatto, che già 2 anni fa, anche noi eravamo indietro a lui, Ciao Silver, veloce, ti voglio bene. Grazie, Auguri, Felice. auguri, auguri. Grazie di cuore, sei E forza gentilissimo. Torino, ma non Anche, domenica. ma non domenica, hai ragione. Ciao. Grazie, grazie per aver chiamato, Felix. Allora, Armando De Notaris scrive: non si arrendono ancora l'avvocato,
È andato ancora a ritroso, ha chiesto le tavole dei 10 comandamenti, probabilmente, ma anche lì non ci sarà nessun riferimento. Alla Juventus, Luigi Assante, basta porcherie, voglio un calcio pulito, semplicemente pulito, e che vinca il migliore. Questo è stato sempre il nostro auspicio, cioè che a vincere possa essere la squadra realmente più forte sul campo, cosa che purtroppo negli ultimi anni non sempre è accaduto. Noi alla fine, ecco, il popolo del Napoli è rimasto fortemente ferito da quello che è successo nella stagione 2017-18, perché fu troppo evidente lo smacco ai danni del Napoli di Sarri, che era la squadra più forte di quel campionato lì. Gli episodi, si ricorda sempre quello di Inter-Juventus, ma gli episodi in quella stagione furono tali e tanti da indirizzare, insomma, l'esito, il verdetto finale, lì dove sappiamo poi andò. E saluto anche Enrico Porzio e andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Buonasera Roberto, come stai? Silver. Roberto, tutto bene, grazie. Sempre grazie al nostro Napoli che ci mantieni in una forma splendida. È vero. Senti, prima di tutto, tanti auguri per la giornata di ieri. Grazie, sono La più prima vecchio. cosa. E poi volevo un attimo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda la partecipazione alle coppe. Io in qualità di vecchio tifoso napoletano mi dichiaro già molto molto soddisfatto del cammino che il Napoli ha fatto, nella speranza che con i tedeschi domani facciamo il nostro dovere e quindi rompiamo un altro diaframma raggiungendo un altro record storico per la squadra. E poi successivamente voglio ricordare un po' a tutti quello che abbiamo detto noi tifosi e anche voi specialisti del settore. Della squadra, quando sono arrivati i vari Kim, Kvara e compagni, tutti noi eravamo più che altro noi tifosi veri, genuini, più che altro perplessi, certamente non negativi, perché erano nomi abbastanza sconosciuti. Sconosciuti. Adesso stiamo sognando perché un gol come l'ha fatto il nostro amico Kvara. Non è che lo possono fare tutti con quella tecnica e quella velocità, quindi stiamo sognando, abbiamo avuto una bellissima sorpresa e quindi voglio dire perché essere così negativi per quanto riguarda. Io voglio anche espormi a un pronostico, finale di Champions Bayern-Napoli e se Kvara o Osimhen si bevono il cappuccino giusto la mattina può darsi pure che fanno in miracolo, perché no? Perché Ti no? Un ringrazio. passo alla volta. Grazie Roberto, grazie per aver chiamato. Salutoni, Naturalmente, grazie. grazie. Buonasera. Ieri ne parlavo con Dario Marcolin, ieri mattina, facciamo tante riunioni in vista poi della trasmissione della sera, anche naturalmente a distanza, perché non stiamo insieme, e mi diceva il Napoli dovrà gestire, Spalletti da questo punto di vista è bravissimo a gestire il grande entusiasmo e i tantissimi complimenti che sono seguiti alla partita con l'Atalanta. Finora questa squadra ha dimostrato di smaltire facilmente gli eccessi di entusiasmo, però domani è un'occasione particolare, una prima volta in assoluto nella storia del club che ti giochi la possibilità di accedere ai quarti di finale della Champions League ed è una partita comunque pericolosa perché l'Eintracht Francoforte è una squadra che ha un ruolino di marcia europeo di tutto rispetto, solo il Napoli e qualche altra squadra, un'altra squadra è riuscito a fermare la corsa, a battere i tedeschi che sono reduci dalla vittoria dell'Europa League, quindi è una squadra da tenere nella giusta considerazione. Poi il Napoli dovesse fare il Napoli, chiaramente parte dal vantaggio netto dell'andata, è più forte, sostanzialmente più forte perché lo ha dimostrato lì in Germania e può semplicemente legittimare, chiudere la pratica, ma tutto per gradi. Tutto per gradi. Poi diceva Roberto della gestione anche difficile di quest'estate degli stati d'animo, no? Dei tifosi che erano perplessi, molti erano fortemente preoccupati perché si chiudeva un'epoca che aveva rischiato di diventare, di essere vincente, vittoriosa, poi per una serie di episodi non lo è stato, però io ricordo anche quanto noi ci sentissimo sicuri, nel senso la garanzia era data proprio
secondo me e secondo quello che raccontavamo, ma senza interessi, da De Laurentiis. Perché De Laurentiis è un imprenditore, è uno che facendo impresa guarda naturalmente anche il suo tornaconto e fa bene, perché chi fa impresa deve avere questo obiettivo. E poiché è uno, ci sentivamo di dire, di poter dire e di poter invitare alla tranquillità, è uno che tutela i propri interessi, di conseguenza gli interessi suoi coincidono con quelli del Napoli, quindi ci sentivamo di dire state tranquilli, messo a fianco a questo dato, la competenza e la progettualità di cui è maestro uno come Giuntoli, eravamo sereni. Da qui ad arrivare all'esplosione deflagrante di un talento immenso come Kvaratskhelia, ce ne passa, ma chi di voi si sarebbe aspettato un Kim soldato infallibile come quello che stiamo vedendo? Addirittura talmente bravo da far dimenticare la grandezza di uno come Koulibaly. E aggiungiamo Osimhen che è esploso definitivamente. Ecco, facciamo un ragionamento. Io credo che Kim Di Lorenzo, andiamo più avanti, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, mi limito a questi sei nomi, potrei aggiungere quello di Anguissa, ma questi sono giocatori che potrebbero tranquillamente militare nelle squadre più prestigiose del continente, più blasonate d'Europa. Che cosa ne pensate? Dovesse essere la vostra risposta affermativa sì, ci si renderebbe conto tutti quanti della straordinarietà di quello che ha fatto il Napoli, della progettualità di questa società. E si può scommettere, ti può andare bene sicuramente, si può essere talmente bravi da individuare le scelte giuste, però nell'immediato trarre questi frutti, ecco, subito, è veramente qualcosa che capita una volta ogni 50 anni, va? O no? Al telefono, pronto? Ciao Silver, Mimmo. Caro Mimmo, ben trovato, ciao. Anche a te ti trovo benissimo. Grazie. Ti volevo sottolineare, tu adesso hai fatto sei nomi. Alla vigilia della partita con l'Inter, cioè subito dopo la partita con l'Inter, un giornalista della Gazzetta dello Sport, in conferenza stampa a Spalletti, gli disse: ma mister, ma non era il caso di tenere ancora e aspettare un po' per Rachmani? Allora lui lo guardò, lo fulminò e gli disse: io c'ho grandissimi professionisti e se a questi professionisti, facendo nome e cognome, io gli chiedo come sta, posso, e quello mi dice di sì, io mi fido ciecamente. E quello Rachmani a distanza di due partite fece gol alla Juventus, Sì. poi domenica ne ha fatto un altro. Per dire cosa? Per dire nel momento in cui si lavora di gruppo, e a me dispiace che non c'è giornalista, perché quando uno mangia male al ristorante non se la piglia col padrone, non se la piglia con i cuochi, ma se la piglia con i camerieri. Con tutto il rispetto per questa categoria e la stima, io vorrei dire perché, come addirittura convocato, tanto di dottore che andava dappertutto, troppi infortuni l'anno scorso, troppi guai muscolari, troppi, ma poiché noi abbiamo i migliori preparatori l'anno scorso e adesso d'Europa, com'è che nessun giornalista dietro le quinte va a verificare perché il Napoli 26 di campionato e 7 di Coppa dei Campioni, il Napoli ha distrutto tutti nella stessa maniera nell'ultima mezz'ora del secondo tempo. Chiunque entra sembra che già sta in partita. Perché non si, tecnicamente non si risalta una situazione del genere in maniera spaventosa? E poi consentimi un'ultima cosa. Non sarebbe il caso, questo è rivolto ai tifosi della Juve, sarebbe, perdonateci, cinque scudetti non erano nostri, quattro li restituiamo a Napoli, come stanno le cose, e uno alla Roma. Abbiamo sbagliato, perdonateci, fateci restare in questa categoria. Sarebbe opportuno e sarebbe prima la dirigenza e gli stessi tifosi che ammettono
che il Napoli il campionato del 2018 l'aveva perso nell'albergo e anche i giornalisti si facessero un esame di coscienza. Senti, ti ascolto, mi farebbe piacere sentire. Bravo Mimmo, bravo. C'è solo una cosa che non succederà mai. Mimmo, ammettere. Dimmi. Ammettere. Dimmi. Ammettere. È un verbo che scusami. Ma lo fanno solo la grandezza delle persone. Bravo, ma Mimmo, io ti dico una cosa. Se si è arrivati a questo punto, tu sai le battaglie che abbiamo fatto e quanto certo. abbiamo pagato, anche in termini proprio giornalistici, di percorso professionale. Perché alla fine te la fanno pagare. La grossa, siete state mosche bianche. La grossa responsabilità, Mimmo, dimmi. È proprio della categoria. Perché nel momento in cui tu avalli, tu in senso... Certo, certo. Ecco, tu avalli le logiche negazioniste facendo soltanto pensare al tifoso che si nutre di passione per la propria squadra e che la propria squadra è come la donna amata, quindi non fai fatica ad ammettere anche il tradimento. Nel momento in cui tu avalli logiche negazioniste, mettendo perfino in dubbio la veridicità di sentenze e sanzioni come quelle di Calciopoli, negando pertanto validità alle leggi, alle regole e alle sentenze, in quel momento lì tu hai fatto un danno incredibile, hai fatto un danno enorme, perché ci si sente legittimati ad andare contro lo Stato, ad andare contro a quelli che invece tutelano le leggi e le regole. E così paga tutta l'Italia perché non abbiamo fatto l'Italia. Due mondiali. E paga tutta l'Italia per una serie di cose. Oggi che cosa succede? Tu dici, giustamente, ma la domanda che mi sono fatto io, no, perché Mimmo, siamo chiari, se io venissi a conoscenza o scoprissi che pratiche illecite sono quelle operate dal Napoli o dal Torino, che sono le due società che mi stanno a cuore, non uscirei di casa, mi vergognerei di me stesso. Però che cosa faresti? Io direi, ma vengano puniti i colpevoli. Ma radiazione, serie B, serie C. Ma per carità, per carità. Invece no, allora mi chiedo, perché mai questi tifosi che sono obnubilati, che sono accecati, invece di prendersela con i dirigenti che li hanno traditi, che hanno evidentemente svilito la loro passione, se la prendono con i pochi giornalisti liberi, se la prendono con i magistrati addirittura, che sono uomini dello Stato, ragazzi. Cioè nel momento in cui in 15.000 pagine di un fascicolo, no, ci sono 10 giocatori che hanno raccontato come andavano le cose, ci sono dirigenti, membri del consiglio di amministrazione, revisori dei conti, ma... perché prendersela con un magistrato che può avere anche la sua passione e la simpatia sportiva, ma che è un uomo dello Stato? Cioè, e allora ti poi alla fine tiri le somme e viene fuori quello che ieri Bucciantini ha detto di straordinario sulla stampa italiana. Dice, invece di parlare di Kvaratskhelia, si parla di Pogba, che è un giocatore che non gioca per i suoi problemi. Si fanno fondi, articoli, editoriali su Pogba invece di tessere le lodi del Napoli che ha 18 punti, ma fino all'infinito, del Napoli che ha 18 punti di vantaggio, che ha ammazzato un campionato, di Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Kim, il Napoli che è la più bella realtà d'Europa. E allora ti rendi conto che è tutto un modo di raccontare le cose che non va, che Silver, non va. Mi senti? Sì, perdonami, mi senti? Prego, prego. No, io non ho avuto, ti ho ascoltato con tantissima attenzione, io non ho avuto mai il piacere di fare una replica, perché, però io ti posso dire con tutta serenità, ecco, sta succedendo un qualcosa talmente di meraviglioso. In che senso? Nel senso che di solito nelle ultime 1, 2, 3 giornate massimo di campionato si decide lo scudetto. Tu hai una persona, se sei un cattolico, a una persona che gli vuoi bene, che lo odi perché ti ha tradito in tutti i modi, tu gli dici, non gli dici di morire, gli dici tu devi passare per 33 anni le cose che ho passato io. E allora tu dici, tu devi soffrire, e il Signore ha voluto che da novembre stanno soffrendo, perché è da novembre che è finito il campionato.
E quello è il dramma vero, perché loro tu la domenica è diventata una sofferenza per Mediaset, per Sky, per DAZN, per Rai. La domenica è una sofferenza e io, tifoso del Napoli, devo aspettare a l'una di notte per sentire di parlare della mia squadra, perché ormai quelli sono legati mani e piedi a questi poteri sporchi che hanno distrutto negli ultimi 15 anni il calcio italiano. Questo è il dramma vero. Io ti ho ascoltato e mi fa piacere averti. Hai perfettamente ragione, poi ci togliamo la soddisfazione che vada a dirglielo Ghulam. Bellissimo, era grande, ma era grandioso da giocatore, figuriamoci come uomo e come persona. E ci vuole che Ghulam vada lì a dirgli, ma... Che vergognatevi, lo stipendio ve lo vediamo noi, lasciate, vi do la mia pensione, comportatevi da uomini. Prima che da giornalisti. Un abbraccio Mimmo, grazie. Ti ringrazio sempre. Grazie a te. Ciao, grazie. Mimmo. Allora, dobbiamo fermarci, break pubblicitario e poi ripartiamo. Eccoci, abbiamo poco più di 9 minuti a disposizione. Il Napoli ha vinto le sue ultime due partite giocate contro squadre tedesche nelle coppe europee. In precedenza, pensate, ne aveva vinte soltanto 2 su 12. E l'Eintracht invece si è imposto nell'unico precedente europeo giocato a Napoli, 1-0 in Coppa UEFA. E ancora il Napoli è imbattuto in casa in Champions League, farete gli scongiuri, da 11 partite, 8 vittorie e 3 pareggi. In questa edizione ha segnato almeno 3 gol nelle gare disputate al Maradona. L'unica squadra italiana capace di segnare almeno 3 gol in 4 partite consecutive in casa è stata la Roma tra aprile e ottobre del 2018. E ancora Kvicha Kvaratskhelia ha firmato 4 assist finora in Champions, record per un giocatore del Napoli in una singola edizione. Quest'anno in Champions League il georgiano ha creato più occasioni da gol, ben 16, di qualsiasi altro giocatore, effettuando anche 12 conclusioni verso la porta. Ragazzi, Kvaratskhelia è veramente un giocatore incredibile. È un repertorio di colpi, ieri ne parlavamo in trasmissione, che è vario, tu non sai mai, io mi metto nei panni dei difensori che hanno il compito di arginarlo, ma un giocatore così li manda al manicomio, così come Osimhen manda al manicomio chi lo deve marcare. Pensate a Jim City, giocatore dell'Atalanta, un giocatore molto fisico, molto forte, anche atleticamente, e alla fine ti porta fuori giri e ti fai male. Al telefono, pronto? Pronto, caro Silvio. Carissimo. Carissimo caro, Massimo. Caro Silvio. Ben trovato. No, Silver, lo so che ti chiami. Senti, finalmente mi hai accolto con un sorriso, perché ultimamente mi accoglievi come... non mi accoglievi. Ma non è vero, assolutamente. No, è vero. Fidati. Non mi accoglievi. E tra l'altro io sono uno di quelli che non telefona in maniera martellante proprio per evitare... Ma no, fidati di quello che ti dico, io veramente sono affezionatissimo a tutti quanti voi. Io mi fido, non ti preoccupare. Anzi, ho sbagliato una volta a fidarmi quando dissi, non so se ti ricordi, quando dissi guarda che la società stava cercando di far fuori a Koulibaly e Ghulam, e invece è stato Sarri poi a volerli. Ti ricordi quando il primo anno di Sarri mi dicevi no guarda è tutto il contrario, e poi Sarri ha confermato quello che io... Però guarda, non è stato facile, cioè c'è voluto Ghulam per far uscire la verità. Però io stranamente la ricevo la verità, stranamente io la facevo uscire questa cosa, e tu mi redarguisti in maniera perentoria. Perché sapevi questo, è cioè, più semplice è... per noi, perché sappiamo perché sapevi quello, determinate cose, però vabbè. Comunque va bene così, comunque mi sto divertendo assai, mi sono impressionato degli occhi brillanti di Spalletti quando si è lasciato andare, ha fatto una cosa meravigliosa Kvara. È stata una cosa, è una soddisfazione secondo me anche per l'allenatore avere un giocatore del genere. Massimo, ieri mi fai pensare quello che dici, perché ieri Bucciantini mi ha fatto ridere. Bucciantini, che è sempre uno attentissimo, ha detto... Ma Bucciantini è uno dei giornalisti che io... Fenomeno, è intelligentissimo. Intelligentissimo. Tra l'altro è preparato, sta nelle cose. Io mi ricordo quando quel giornalista che viene spesso, pure simpatico, però che lavora a Roma, come si chiama?
Madonna mia, di Napoli, comunque disse il fatto della, della, come si chiama, della Thatcher, disse no, la Thatcher ha risolto, dai buccianisti c'è stato un momento l'Eisel che sono morto, un momento 40-50 persone, ti ricordi? Sì, sì, mi ricordo. Non è che è venuta Zorro e ha risolto, cioè c'è stato un problema grosso che si è dovuto risolvere, in cui tutta la, l'establishment politico istituzionale inglese ha dovuto mettere, certo, ha no, dovuto mettere mano. Non è che anche ieri ha rincarato la dose a proposito dei tifosi, delle misure straordinarie. Però no, pensavo, ieri diceva Bucciantini, Spalletti è uno che vorrebbe, secondo lui, ma anche secondo me, tenere sotto controllo anche il talento, anche il genio, no? Invece ha alzato le mani. Perché... Io non l'ho sentita la trasmissione di ieri, peccato che ci stava Bucciantini, che è uno che seguo con molto, molto, molta attenzione, perché a me le persone intelligenti mi eccitano da un punto di vista mentale, sì. Non intellettuale, perché non sono un intellettuale. Senti, vabbè, io, ma che hai fatto compleanno ieri? Non mi ci fa pensare. E quanti anni hai fatto, bell'uomo? Ne ho fatti 46. Ma sei proprio un ragazzino. Mica tanto. Sei un ragazzino, io se ho 63 anni, porca miseria. Ma vissuti alla grande. Vissuti bene, sono sazio della mia, vedi? Della mia vita. Sono... Quindi sei stoico come sempre. Io amo una donna da 41 anni e praticamente lei è sempre la stessa. Ho due figli meravigliosi, degli amici giovani e vecchi come me, anzi anche più vecchi, che mi amano, mi vogliono bene, dove facciamo discussioni di approfondimenti particolari. E cosa puoi volere di più? Ma nella vita veramente, cioè, ho la sensazione di poter dare un esempio ai miei figli che amo, però bene. Ho avuto la possibilità e ho imparato a volere bene anche i figli degli altri. Bravissimo, e ora vedi anche il terzo scudetto, quindi li hai visti tutti e tre. Hai capito, no? Un mio amico, sempre Massimo, siamo un mio omonimo, amico mio da molti anni, c'ha pure l'età mia, che è cieco, ha detto, guarda Massimo, a me non me ne importa, sì... Io non è che io vivo la condizione da cieco, non è che sono cieco. E il fatto che ho visto Maradona in campo giocare è stata per me, diciamo, mi basta. E questa cosa mi ha insegnato tantissimo. È vero. Ho detto questo mi basta, cioè come emozione forte, cioè io ho vissuto un'emozione forte, mi ha detto, e quindi praticamente so che cosa significa. Cioè non c'è bisogno che poi devo fare il trenino e devo rivivere, poi ce ne saranno altre. Questa cosa mi ha insegnato moltissimo all'epoca. Senti, io non mi voglio prendere molto tempo, ti voglio salutare a te e a tutta la redazione. E vi do un abbraccio grande. Grazie, forza, grazie mille Massimo, forza. Grazie per aver chiamato. A proposito, voglio salutare un signore che telefonò e disse io sono contento dei tifosi che telefonano a questa trasmissione, ma Massimo deve essere, io non sono nessuno, no, sono un fesso qualsiasi, lo voglio dire, però sono stato molto contento che si è ricordato delle mie... Hai tanti estimatori, poi ognuno... di voi, secondo me linea calcio non è banale, no, nel è una, senso ma che ognuno sempre, ma io non è che ti faccio delle cose, no, per merito esclusivamente vostro, perché ognuno porta l'esperienza della propria vita dentro, capito? Ma per merito vostro, ma pure voi siete degli ottimi giornalisti. Per esempio io sono affezionato ad Arturo Minervini, che non sto vedendo più, mi avete elevato un pezzo dal mio cuore, un po'. Domani sera nello speciale Champions. Martino Minervini mi è troppo simpatico. Senti, vi do un abbraccio grande. Grazie. A tutti. Grazie Massimo per aver chiamato, grazie, piacere di averti risentito. Dunque, probabile formazione, siamo addirittura d'arrivo, per domani Meretti in porta, Di Lorenzo, Kim, Rachmani, quindi ampie rassicurazioni sulle condizioni del gigante coreano che sta bene, Mario Rui o Oliveira, questo è un ballottaggio da tenere aperto, non è detto che giochi Mario Rui, al rientro sicuramente in campionato dopo i due turni di squalifica, Anghissà, Lobotka, Zielinski in mezzo al campo, Lozano più di Politano a destra nel tridente d'offesa con i due fenomeni Osimhen e Kvaratskhelia. Vediamo la formazione, ecco, nella probabile formazione ci sono Oliveira lì dietro e Politano, quindi il 3 e il 7, mettiamola così, diamo questi numeri tradizionali per i due ballottaggi ancora in piedi, però insomma, per Oliveira, Mario Rui, io direi 50-50.
per Lozano dovesse star bene, Lozano definitivamente bene, sarebbe in vantaggio su Politano, però sono tutte ipotesi della vigilia, poi domani vedremo. Mi ricordo, dopo il TG delle 19:30 ci saremo noi domani sera con il pre-partita di Napoli Eintracht Francoforte, poi il post con Gennaro Scarlato, con Salvatore Cagliazza, la nostra squadra, insomma, da divertirci anche domani, soprattutto con il Napoli. Grazie per averci seguito e vi auguro buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.